Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Neo The World End With You. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata con questa musica molto funky. Come ho detto, The World End With You è stato un gioco incredibile per me. È stato molto bello giocarlo su DS, molto difficile a suo tempo. È stato bello rigiocarlo sulla Switch, effettivamente con un po' di difficoltà dato dall'utilizzare le spille così, ma è stato bello. Ora, The World End With You Neo, non conosco nulla. Non so chi sono loro, a parte lui che ovviamente è tornato. È tornato. Iniziamo una nuova partita, però prima fammi vedere le opzioni. Vibrazione, ok. Abbassiamo di uno la musica. Lingua, facciamola in giapponese, dai. E iniziamo un nuovo capitolo. Sono curioso di sapere come hanno unito i due pezzi, ovvero il nuovo giorno a questo gioco. Puff puff, yeah, Shibuya morta. La madonna. Che animazioni. Ok, quindi era una visione del futuro quella? Potrebbe essere. Sembra di rivedere Persona 5 ora, oh no. Ed ecco qua il nostro protagonista che si distingue dalla massa perché sono solo degli ammassi poligonali. Porca puttana. Ci vediamo all'incrocio cosa, ok? Tamarindo, dove sei? Dove sei? All'incrocio? Tamarindo. Sei in ritardo. Oh no. Scrivono con... No! No! Scusa! Facevo shopping. Viene un ze qua. Dove? 104-104. Un ze... Oddio. È anche incazzato, guardalo. Taci. Arriva. Oh no. Che si... Oddio, ho un feeling terribile di quando scrivevo così. Allora, le voci in giapponese non sono mali. Rin Kanae, no, Rinou, com'era? Non lo so perché gli è passato dietro e non ho letto il nome. Una levetta di muoversi, controlla sempre il cuore, trovi la città. Potrebbero attivare degli eventi speciali, usa questa minimappa in basso a sinistra per aiutare. Oh, la minimappa. Grazie. Allora, incontro al 104. Oddio, fermo. Allora, note mentali pieni di oggi, incontra Fret, la mappa. Ok, report. Nella sezione collezione del menu report potrai dare un'occhiata al bottino accumulato nel corso della tua avventura. Ce la farai a completare tutta la raccolta. Allora. Porca puttana. Finalmente una lista di tutti i cazzo di oggetti di questo gioco. Perché va bene tutto il collezionabile del gioco precedente, ma tu non potevi sapere quale cosa, quale oggetto ti mancasse e di quale numero. Almeno così sai, il numero 1 ce l'hai, il numero 38 ce l'hai, ti mancano tutti quelli nel mezzo. Ci voleva tanto. E abbiamo 333 spille. Erano di più nel gioco precedente? Non lo so, potrebbe essere. Va bene, andiamo. Non c'è controllo di tele... Aia, chiedo scusa. Tranqui. C'è gente in giro oggi. Eh sì, lo vedo. Bello che ci sono... Aspetta. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Allora, per adesso non ho azioni che posso fare. Sì, 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 dove sto andando? Lo so che stiamo andando da tutt'altra parte. Sto girando... Rinou, come ti chiami, ti chiami. Allora, è tutt'altra angolazione. Penso che ne voglio uno anch'io. È tutt'altra angolazione e proprio prospettiva. Ma mi ricorda molto Persona 5 Scramble o Strikers, come volete chiamarlo. Visto che arrivo a Chico vuol dire a Chico sempre dritto tesoro. Sempre dritto tesoro. Ingresso vietato e andiamo di qua.
104. Eh? Eh? È shallow. Swallow. Ah, non va in automatico? Chissà se ha trovato qualcosa su Fantago. Si è cercato ieri ma non ho trovato niente. Ehi, Rindrago, non dirmi che sei distrutto dagli esami. Sì, certi giorni si trova solo robaccia. Ti faccio sapere se becco dei mostri rari sul mio radar. Davvero, grazie Swallow. Ti devo un favore. No problem. Premi L1 quando sei in combattimento per consultare i pensieri di Rindo. Ok, Rindo si chiama. Si appunta sempre le cose importanti, perciò può tornare utile se non sai sempre come proseguire. Ogni nuovo appunto è contrassegnato dal simbolo punto esclamativo in alto a sinistra. Ok, quindi non abbiamo nient'altro di nuovo. Grazie, già lo sapevo allora. Allora quale negozio via con me non lo trovi, chiedere sul serio, posto aperto settimana scorsa, se no ci potrei letteralmente volire se c'è. Non riesco, troppo veloci. Quindi si è aperto un nuovo negozio, allora fermi tutti. Ah, la scelta della difficoltà e il livello. Quindi col pad apriamo il menu dei livelli. R1, R2, ok. L2 apre il tasto della chat. Vediamo un attimo come vanno veloci quelli di gioco normale, perché questi qua in strada sono andati un attimo velocissimi. Vediamo qua cosa dicono. Nuovo locale del caffè del Kerry, dove? Ad Ogenzaka, sostituire il vecchio negozio. No! Ramendon! Non c'è più Ramendon! No, questo gioco non lo voglio più giocare ora. Vaffanculo. Aspetta, cosa faceva Triangolo? Scusami. Ah, ok, Triangolo riapre il menu di L1. Va bene, andiamo. Oh, Dindo! Tamarindo. Aeta, aeta! Tosai, fu qualcosa, Fusawa. Warina. Dostemo kaitai mono atte narandetan da wa. Kini naru? Naru. Ya? Motto kini shite miyou yo. Già fuku? Jigau ne. Vediamo, una spilla. Motto kini shiyou ka. È una spilla. Nanda yo. Rindo no bun mo aru. Kuimono? Da. Lo sapevo. Tadadan. Hayatten no shinnai? 学校でもつけてるやつ La spilla. Vabbè, me ne comprerò da solo, mica sono povero. Omae no sei da yo. Che facce sono? Chi è? Ah, me l'ha dato qualcuno a caso. Pensavo fosse un personaggio importante. Te na wa ke de nanka hara hera ne. Ecco, offrimi da mangiare. Già iko. Dove ni sukkana? Ramen, curry? Ecco, lo sapevo. Dōgenzaka no itte miyō ze. Ma il ramen non c'è più Ramen Don. Sono triste. Pranza Dōgenzaka, mi va di più il ramen o il curry? Se potessi sceglierei il ramen, però anche un bel kerrazzo me lo sparerei. E credo che nonostante io adori questa forma di webcam, rimetterò quella normale. Ecco fatto. Va bene, proseguiamo. No, sono triste che non c'è più Ramen Don. Ti prego. Dōgenzaka. È bello perché così finalmente vedi bene o male com'è fatta la mappa. Ha più senso così. Cosa si suggerisce la pancia? Penso che vada bene qualsiasi cosa. Beh, restringiamo le nostre opzioni. Se hai voglia di ramen, c'è un ristorante proprio laggiù. C'è anche un ottimo ristorante indiano proprio dietro l'angolo. Oh, e voglio andare in quel posto nuovo dove fanno il curry, anche se pare sia ancora chiuso. Quindi di al pancino di scegliere tra ramen o indiano. Ok. Quindi, aspetta. Questo è il... Non lo so perché non mi dici, però penso sia il ramen, quello. Ho fame da lupi, dove possiamo che dice il ramen. Allora volevo dire ti va del curry. Vabbè, visto che è un posto nuovo. Magari qualche, non sa neanche lui che cosa. Oh, proviamo l'indiano. Anche se penso che non gli piacerà, sono due ragazzini. Yeah. Allora, questo è il ristorante indiano. Caspita, potrei mangiare curry a pranzo e a cena. Può andare bene per te? Va bene, facciamo un pranzo diverso.
Certo, mangiamo. Da me. Così mi piace Tamarindo, andiamo. Vorrei fare le voci a tutti, ma sono già doppiati, quindi eviterò di fare delle voci. Un tavolo per due, per favore. Oh, bene, ora di darci dentro. Ha un aspetto delizioso. Non è solo delizioso, è anche eccezionale. Oh, bene, sono contento. E di nuovo Swallow. Oh no, cos'è? Ma dai. Non è il Koyo Koyo che cercavi, ma guarda che cosa ho preso. Oh, figo. Che c'è? Dammi un secondo. Scoiattolo patico. Complimenti. Dove l'hai trovato? Shibuya. Ecco, lui si sta irritando. È apparso in mezzo all'incrocio. Shibuya? D'accordo. Sei Shibuya? Anche io. Con chi ti scrivi? Chi è questa persona misteriosa? Una persona che ho conosciuto su Fantago dice che ha trovato qualcosa di raro all'incrocio. Forte. Che cos'è Fantago? Un gioco. Ah, capito, quello dove catturi i mostri giattoli. È divertente? Posso provare? Sarà qui da qualche parte? Chi? Il mostro? Quale? Vuoi catturarlo? Cosa? Ma no, il mio amico. Oh, aspetta, chi è questa persona? E perché non l'hai mai incontrata? Tecnicamente nemmeno io l'ho incontrata. Cavolo, ed è all'incrocio proprio in questo momento. Prima sì, ma ormai non ci sarà più. Deve ancora leggere i miei messaggi. Però ti ha appena scritto, giusto? Anche se non è più lì, non sarà molto lontano. Siamo in tempo per beccare lui e anche il mostro. Due in un colpo solo. Ma no, lascia perdere. Troppo tardi, ormai ho deciso. Muoviamoci, Tamarindo. Aspetta. Previsione. Incontreranno questa persona, maschio o femmina che sia, visto che nella copertina c'era una maggioranza di femminile. E soprattutto si incontreranno all'incrocio e moriranno tutte e tre in un colpo solo. La butto lì. Non voglio portare sfiga, poracci sti ragazzi. Devo fare un'ottima, vai via, non ti voglio parlare. Però no, dai. Ah, ma aspetta, c'era... Ma è il negozio di Carrie questo. Ma scusa, non era chiuso? Vabbè, tanto adesso non possiamo neanche andarci. Dai, che figo, posso passare anche per le viuzze strette. Che bello. Tizia sospettissima con occhiali e cappello. Oh, ma c'è un demone. Oh, mi scusi, non c'è problema. Visto, mandi ancora messaggi mentre cammini. Guarda la strada, amico. Si chiama visione periferica. Direi più punto cieco. Parla meno e cammina di più. C'è un demone. Questo tizio mi sta fissando. Non io tipo pestato i piedi, vero? Sono ancora gli stessi demoni del gioco precedente. Bene, dai. La incontreremo questa persona? Eccoci arrivati. Che è successo? È una visione del futuro, quindi. Lindo? Dove sto? Ok, però qua siamo già nel gioco dei demoni. Se lo vediamo solo noi e sono apparsi i rumori, siamo già nel gioco dei demoni. Non lo so. Ah, ok. Sì, sicuramente. Siete stati scelti. Ok. È stato annunciato il nuovo... Ma no, il camion. Questo è...
cazzo! Sì, tutto bene. Sicuro. Sicuro sta bene. È una scena di un tragico e io rido. Un nuovo gioco è iniziato. これ本気やばいやばい。フレッド、逃げろ。そっちじゃない。あ。新しいゲームが始まった。何なんだ。何なんだこれ。 Allora, lui è particolare, il protagonista. È sicuramente particolare. Ok, sono fermato un secondo, scusatemi. Lui deve essere il nuovo direttore. Lui deve essere il nuovo direttore dopo Kitaninji. Ok, sigla. Deve essere lei l'amica di Fantago che devono incontrare. Dovevano incontrare ormai. Rindo. Poi com'è che si chiama? Fret. Lei si chiama Nagi. Troppe luci, aiuto. Il rumore del lupo. Il corvo. Minamimoto. La ragazza dell'altra volta. Questo non so chi sia. Però sembra uno dei cattivi. Non so chi sia lui. È particolare finora. Tizia vestita da gatto. Sicuramente esistono delle le 34 su di lei, sicuramente. Ma tantissime. Allora, c'è una cosa che non mi sta facendo impazzire e non voglio mentire. Sembra troppo molto giovane la cosa. Anche se, devo dire, rispecchia la spilla. Rispecchia quello che era anche The World End With You ai suoi tempi. Cioè, i ragazzi di questo gioco parlano con lo slang e sono ragazzi di quest'epoca. Mentre The World End With You erano ragazzi della mia epoca, passatemi il termine. Con emo metallari, il panchettaro, queste robe qua. Invece qua sono dei ragazzi yo-yo giovane bello. Di che gioco parla il tizio? Che perché è così pericoloso? Chi è che parla? Ah, la tizia gatto! Quindi chi sei tu? Kanade Rindo. Ok, lei sa chi siamo, quindi è uno dei demoni sicuramente. Konnichiwa. Shinigami Sakurane Shouka. Ed è un demone, lo sapevo. Non ho letto il nome però. Però è vestita come Mister Miao. È vestita come Mister Miao, quindi Shiki è diventata una stilista. RNS update completato. Quale aggiornamento? Ecco, questo. Shinigami SNS ni yokoso. Shinigami SNS SRD. Mission wa Shinigami account de tsuchi sareru kara. Shinigami account? Sou yo. Hai, kore bachi nan de. Ah, grazie. Sore tsukatte point tamete
ゲームを勝ち進んでってください。ポイントって何？ゲームって何？あ、質問は他へどうぞ。私に帰るし、他の参加者とか死神とかその辺に聞いてみて。じゃあさようなら、バイ。 Allora, il gioco è cambiato. Non è più, almeno per ritornare in vita, ma è una questione di punti ora. Cos'era? Un uccello? È particolare. È particolare, devo essere sincero. Neku mi piace molto di più come protagonista di Rindo. Rindo mi sembra molto... Giorno 1. Mi sembra molto un ragazzo che non ha idea di nulla, di tutto quello che gli succede, non in modo negativo, eh. SNS ma henni natteru. Account mo. Team toka. Nan daro kore? Tsukutta ku? Però ecco, una cosa che ho visto anche dei trailer, qua si gioca più di un giocatore alla volta. Che voce di merda. Parla un po' come Franky questo, già mi sta sulle palle. ベテランチームの世話になってりゃいいかもなんねえで済んだもんを。Perché è tutto così diverso, Dio mio? 最下位キープからの消滅ってのが妥当なとこだな。待って、だからなんなん？俺は Suzuki Kaichi。 Kaichi Suzuki。 Suzuki Chi って覚えとけ。最強チーム Ruin のメンバーだ。 Ruin Burains。 最強チーム。 Ok, quindi sei un giocatore o un Shinigami game の uno Shinigami。 いやいや、何それ Shinigami って。 け、本当に何も分かってんねえ。完全終了まで時間の問題だな。まあいい、いいだろう。絡んでやんのもっと後だ。オーケー。そうか。わい、坊主ども。生き残りたきゃまずはこいつら。ノイズを倒してみろや。ho capito, ma un attimo, non sto capendo nulla. スキャンの砂島知らねえか。No, non so fare nulla. 集中すんだよ。精神の統一だ。目閉じて気配を探る。Eccolo là, una ranocchia。なんだこれ。おお。で、さあ始まったぜ。チームメンバー以外は苦労。みんな敵だ。だが奴らを真っ白に消してやるよ。Perché è sempre uno e l'altro?Uccidi o verrai ucciso. Lifetime to master. Nani? Sa. Neanche io. Chiamenno a issho. Scosi wa game o moriageru yo. È tutto troppo diverso per ora. Banmen tataki wa kanna. No. Banmen te nani? È tutto troppo diverso per ora. Omae rikai shita?No. お前が死神バッチとか言ってっから。何が始まったんだよ。あー、ボ、ボレサペルロ。で、ノイズを倒すんだっけ？面白そうじゃん。Sì, sicuramente. È sicuramente una figata, Fred. Oh, si è disconnesso il controller. Premi il tasto R1 per scansionare i dintorni. Ok, R1 serve a quello. Scansionare rivela i rumori, ovvero i nemici presenti, toccando i simboli che li rappresentano, dare inizio al combattimento. Ok, direi che abbiamo ricevuto tantissime notizie già come prima volta.
E siamo al giorno 1, scansione cancella i rumori. E non possiamo vedere gli altri menu per ora. E il tasto R1 è qua dietro di me. Beh, io direi che possiamo chiamarla una giornata. Devo capire veramente tante cose. Devo capire perché siamo nel gioco. Dobbiamo capire come funziona il combattimento. E in teoria lo vedremo adesso. E devo capire quanto è cambiato il tutto dal gioco normale, dal gioco originale a questo. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.